La seconda ondata di maltempo, che ha colpito l'intera regione Abruzzo, non ha risparmiato l'area Vestina, dove per ora la conta dei danni è pesante, tanto da portare il sindaco di Penne, Mario Semproni, a deliberare lo stato di emergenza. Lo stesso sindaco ha chiesto alla Protezione Civile regionale l'invio dell'esercito per rimuovere la neve, così da poter raggiungere le abitazioni isolate. Ora il problema principale resta l'assenza di corrente elettrica. Infatti sono quasi 3 giorni che nella maggior parte dei centri dell'area sono al buio per un problema alla centrale di Penne, così da portare la popolazione a fare rifornimenti di benzina per i generatori. L'Enel comunque porta a conoscenza che entro la giornata di oggi dovrebbero riattivare la maggior parte delle utenze. La tantissima pioggia caduta nella notte e che continua a scendere incessantemente ha fatto salire il livello di allerta della diga di Penne. Si presentava così poche ore fa il fiume Tavo in località Moscufo. La pioggia sta provocando anche numerosi smottamenti che impediscono il regolare flusso del traffico veicolare. A rendere più difficili le operazioni di soccorso alle persone, le 3 scosse di terremoto che si sono avvertite in tutta l'area Vestina.